Questo video è stato supportato da Infomaniac, il cloud etico. Maggiori informazioni in questo video. Il World Wide Web, come lo conosciamo oggi, è prevalentemente un servizio in sola lettura. Vai in un sito, leggi il suo contenuto. Puoi mettere delle informazioni, ma non puoi modificare le pagine come utente. Cioè, da utente non puoi andare là e andare a modificare l'HTML. Questo è quello che intendo dire. Più in generale, nel World Wide Web tradizionale, da utenti comuni possiamo solamente accedere alle informazioni che stanno sul web, come se leggessimo un libro o guardassimo la vetrina di un negozio. Noi da esterni, quindi da utenti, non abbiamo il permesso e neanche gli strumenti per cambiare il contenuto di una pagina web. Questo almeno era il mondo, diciamo, prima del web 2.0. Ovviamente, se ne vuoi sapere di più del World Wide Web, ho fatto questo video che vi aspetta. Anzi, facciamo che ve lo metto nelle end cards così ve lo trovate alla fine. Questo è molto diverso da sistemi come, che ne so, Google Docs, dove abbiamo un documento condiviso dove più persone possono scrivere e modificare il contenuto in tempo reale. Tant'è che questi strumenti collaborativi non c'erano in passato. Per sopperire a questa mancanza si è sviluppato un nuovo protocollo, non proprio nuovo, ma su quello ci arrivo dopo, che permette di gestire anche l'operazione di scrittura. Questo protocollo si chiama WebDAV, o WebDAV, ma dirò DAV, che sta per Web Distributed Authoring and Versioning, dove authoring significa creare un contenuto. Versioning, gestire le versioni del contenuto. Il concetto di versioning l'avevo spiegato in questo video, in quello in cui parlo di Git. È lo stesso concetto però applicato alle pagine web, con ovviamente implementazioni diverse, ma il concetto di versioning quello è. Quindi WebDAV è stato pensato per implementare la creazione e la modifica dei contenuti, in aggiunta a quello che già il web permetteva di fare, ovvero alla lettura dei contenuti. WebDAV nasce nel 1996 e poi è stato presentato qualche anno dopo, nel 99. Ma neanche all'epoca era un'idea innovativa. Tim Berners-Lee, che se non sapete chi sia, l'unica cosa che posso fare è consigliarvi di andare a vedere questo video dove spiego chi è. Quando Tim Berners-Lee aveva ideato il World Wide Web, lo aveva pensato sia in lettura che in scrittura, ma il fatto è che la storia poi si è evoluta in un certo modo dove il World Wide Web è diventato un servizio in sola lettura, sempre ovviamente, ripetiamolo, dal punto di vista dell'utente. E il motivo di questa scelta è presto detto: la tecnologia web all'epoca sembrava più utile per distribuire informazioni, per disseminare roba, non tanto per modificarle. Solo chi gestiva il sito internet aveva la possibilità di modificare e anche di aggiungere o rimuovere contenuti. Quindi WebDAV è stato pensato e poi introdotto per superare questa limitazione, però portando il web più vicino all'idea originaria di Tim Berners-Lee, uno spazio dove tutti potessero leggere e scrivere contenuti. Cosa sarebbe WebDAV nel pratico? E forse è meglio che ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di WebDAV e del fatto che era parte dell'idea originaria per il World Wide Web. Spolliciate questo video sulla fiducia, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete supportare il mio lavoro qua su YouTube potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi utilizzando il comodo link che trovate in descrizione. Proseguiamo con il capire cos'è effettivamente WebDAV. Come dicevo in apertura, è un protocollo di comunicazione. Tuttavia, non è un protocollo del tutto nuovo, ma estende
il protocollo HTTP, perché già era stabilito, comunque fa parte dell'idea originale del web, ed già funzionava bene. In particolare, WebDAV aggiunge dei metodi aggiuntivi e proprietà che permettono agli utenti di creare, modificare e gestire risorse sui server. Qui si usa il termine risorsa, che è generico. Andando oltre, le funzionalità base di quello che già HTTP implementava. Oltre ai classici metodi post e get, che sono sicuro che tutti voi conoscete, WebDAV include prop find, che permette di recuperare proprietà dei documenti, quindi sulle risorse che si trovano su un server. Poi abbiamo prop patch, che permette di modificare proprietà. MKCol, che permette di creare collezioni, quindi directory. Copy e move, che fanno esattamente quello che fanno: copiano e spostano i file. Poi aggiunge la gestione di metadati, permette agli utenti di acquisire un lock, quindi un modo per evitare che due utenti modificano la stessa cosa. E infine, come suggerisce il nome, il versioning. Per chi non sapesse cosa fosse il concetto di lock, c'è questo video. Lì è applicato ai sistemi operativi, però diciamo il concetto di mutua esclusione è lo stesso. Perfetto! Abbiamo capito cos'è WebDAV, ma per cosa viene usato? Possiamo fare alcuni esempi. Permette di, per esempio, di sincronizzare file tra dispositivi. Gestione dei documenti, che è molto apprezzato dalle aziende. Backup, condividere file con i vostri colleghi o un team di lavoro. Che specialmente dopo il 2020, che non vi devo dire cosa è successo nel 2020, tutto questo genere di strumenti collaborativi sono diventati molto più importanti, cioè già prima lo erano, ma dopo il 2020 sono diventati quasi cruciali. Facciamo degli esempi, cioè dei casi d'uso. Vuoi farti il tuo sistema di archiviazione dati online? Non c'è problema, ti compri un server, metti un daemon WebDAV, usi un client WebDAV, fatto. Dove lo trovi un client WebDAV? Lo trovi ovunque. Per esempio, su Windows lo trovi qua. Su Mac lo trovi in questo punto. Su Linux, qua. WebDAV è supportato anche da ArcClone. E quindi, di conseguenza, anche il mio programma che ho fatto in questo video, Robinhood, che state vedendo che sta sincronizzando dei file sul server, è supportato. Però su quale server io sto spostando i file? Perché, come vi ho detto poco fa, se volete farvi il vostro sistema di archiviazione, vi comprate un server. E io mi sono comprato un server? Assolutamente no. Potete utilizzare il key drive che ci dà lo sponsor di oggi, Infomaniac. Infomaniac è un'azienda svizzera leader nel settore IT. Fornisce servizi web a 360 gradi, da hosting web, gestione email, fino a servizi cloud avanzati. Offre anche strumenti collaborativi come il K-Drive, oppure strumenti per fare riunioni con i vostri colleghi di lavoro. Inoltre, offre la sua intelligenza artificiale basata su Mixtral. Uno dei motivi che mi hanno fatto accettare la collaborazione con Infomaniac è il loro approccio sostenibile. Tutti sanno che i data center inquinano e quindi loro finanziano progetti finalizzati a catturare la CO2 che emettono durante le loro operazioni. Come dichiarato sul loro sito, nel 2022 hanno catturato il 200% della loro CO2 che hanno emesso, quindi il doppio di quelle che hanno generato le loro attività. Infomaniac, il cloud etico. Quindi il key drive di Infomaniac supporta anche WebDAV e quindi non abbiamo bisogno di nuovi programmi. C'è il mio stesso programma che manco, cioè, era pensato per WebDAV, lo possiamo utilizzare. Ma chi altri usa WebDAV? Apple lo usa per sincronizzare i file su iCloud, Microsoft invece per OneDrive. Insomma, essendo un'estensione di HTTP, non è difficile da implementare sia lato client che lato server.
Ed è proprio questa semplicità che lo rende una soluzione ideale per tutte le aziende, piccole o grandi che siano. Perfetto, pinguini! Grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi. Andate in descrizione a vedere le offerte che vi dà Infomaniac, ho messo il link qua sotto. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!